non ci si vede <ride> perché Mr. <Mister> Cala <ride> buonasera dopo dei bellissimi problemi tecnici che Subito. se non ci sono non siamo contenti siamo tornati con questa seconda puntata di Storie dagli stronzi. Sì. Uh, con un po' di ritardo anche abbiamo sì. iniziato... Oggi, oggi, ce la siamo presi un po' così... È stata così, è la pioggia. È la pioggia, è la pioggia sempre. Sì, sì, abbiamo deciso di partire subito. Sì, immediatamente. Senza troppi rigiri di parole. tanto... Siamo sempre noi, siamo conoscete. sempre voi. Permettete, lo conoscete, siamo anche su Instagram. Partiamo, vai. Ovviamente il nostro classico... Inizio, Inizio con sì. la marchettata di Maria Paola Maggini e Maria <ride> Seguite <ride> i nostri social, ovviamente, ovviamente, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch e il nostro sito web radiotracktinoeco.it. Tracktino. Ok, oggi i due temi sono il Ponte vecchio. Perché il PowerPoint? Intrettieni, perché mi intrattene? Io intrattengo. Allora, i due temi di oggi saranno esperienze brutte all'università e esperienze brutte di tradimento. Come sempre abbiamo eh, otto storie totali, quindi quattro per ogni fantastico tema. e Due saranno scelte da me, mentre due saranno scelte da, da Maria Paola, insomma, a tema per l'appunto. E alcune mie storie sono lunghe, soprattutto per il secondo tema. Mi pare però, eh, questo comunque è diciamo fra virgolette positivo perché, punto numero uno, sono molto succose e punto numero due, le ho scelte anche se lunghe perché ce per l'appunto ce l'abbiamo finalmente. Oddio, che bello! La nostra <ride> tecnica. <ride> il prossimo anno, se si va fuori corso, lei aria tecnica ci la Vogliamo. Guarda, potrei creare più problemi che risolverli. <ride> Comunque partiamo subito con esperienze stronze e con i tradimenti. Sì, prego. Prego, vado io. Eh sì, è la tua. Ok, allora sono io la stronza per aver mollato il ragazzo con cui stavo da 10 anni. Io, femmina 23 anni, mi fidanzo all'età di 12 con questo ragazzo, che adesso attualmente è la ragazza di scena 25, che all'epoca aveva 15 anni, quando ero in seconda media, lui in prima superiore. Stiamo un po' di mesi insieme e tutto va bene. e Con il tempo i mesi sono diventati anni su anni e il nostro rapporto si è sempre più solidificato. Tutto bello e meraviglioso fin quando lui non mi chiede di sposarlo e mi confessa, preso a un momento di sincerità assoluta, che quando stavamo insieme da sei mesi, una sera in discoteca, ha messo incinta una ragazza. Io, sconvolta, gli chiedo che fine insomma avessero fatto il bambino. E, e lei, e perché non me l'avesse mai detto. E lui mi risponde che la ragazza in questione aveva deciso di tenere il bambino, ma che lui non era riuscito eh, a starle accanto e che per questo adesso non sapeva nemmeno di che, fi cioè, che fine avessero fatto. Con tutti i valori che mi aveva trasmesso e l'idea che mi ero fatta di lui in tutti questi anni, non ho più riconosciuto chi avevo davanti e l'ho lasciato immediatamente andandomene. Sono io la stronza. Allora, questo è particolare. Sì, questo è particolarissimo, l'ho scelta apposta. Perché secondo me ti ci devi trovare. Sì, questo ti ci devi trovare. Però, insomma, se fossi io nei panni di sta ragazza, penso che ci passerei sopra. Ci passeresti sopra. Sono passati 10 anni, se non l'hai più rifatto. Sì, no, su quello siamo d'accordo. Per te sì, vabbè. No, no, cioè, aspetta, 15 aspetta, anni. mi sono dimenticata un dettaglio: che l'ha messa incinta e, la, e non ha più considerato il figlio. È quello no, il fatto no, che. No, non potrei mai passarci sopra. Capito? No. Perché no. se l'hai fatto una volta, poi tanto lo rifai. Me ne è rimasto in mente il cioè. tema tradimento e non, eh, non collegavo. Capito? Un attimo. No. cioè se il nostro figlio poi fa qualche cazzata o meno grande cosa fai lo butti fuori di casa lo molli via come già fatto con uno <ride> Sì, capito no, no, non sono, per me non è alla stronza no, 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 poi mi ha colpito il cioè, quello che ha detto lei del fatto che comunque non riconosceva più la persona che aveva davanti per l'appunto non tanto per il tradimento però per il fatto che l'altra ragazza aveva deciso di tenere il bambino e lui se ne era completamente fregato anche per i dieci anni successivi e comunque si ritorna sempre al solito punto le precauzioni, le non precauzioni, solo ragazzi. per le malattie. Cioè, anche la ragazza stessa, eh. Sì, Dai, sì, sì, è, sì. Mm. Basico. No, no, non è, per me lei non è stronza. No, non è stronza. No. Niente pentola in faccia. Niente pentola in faccia per lei. Aspetta che non trovo più il file. Oggi male, eh. Oggi è proprio Oggi problemi, problemi tecnici male. così. Proprio lo apro da WhatsApp e basta. Sì, sì. Si va prima. Poi lascio l'aperto che quelle lunghe io da lì non riesco a leggerle. cioè ora la mia. Infatti, non so come fai, io mi non ci sarei so. già persa. No, io. Ok, passiamo alla prossima, cioè alla mia. Allora, sono io ehm, la stronza per aver lasciato il mio ragazzo, femmina di 20 anni. Io e il mio ormai ex ragazzo, che ne ha 24, siamo stati insieme per due anni. Quando l'ho lasciato improvvisamente, la sera prima del giorno X gli ho fatto le corna baciandomi con un ragazzo. Non me lo sarei mai aspettato da me un comportamento del genere, dato che ero convintissima di essere innamorata, persa. Avendo fatto questo gesto mi sono resa conto di non provare quel sentimento. Sono io la stronza per averlo lasciato senza aver detto la verità? Allora, bisogna vedere secondo me che persona c'era dall'altra parte. Perché... Dall'altra cioè, parte dove? Il, il ragazzo mi è stato lasciato. Okay. No, no, l'amante lasciamolo perdere, dov'è? Il ragazzo che è stato lasciato, perché comunque cioè, ci sono persone e persone. Magari una persona l'avrebbe potuto, fra virgolette, reggere e un'altra persona invece magari no. Quindi piuttosto di non dargli anche quel dispiacere, oltre al dispiacere della rottura, fra virgolette per proteggerlo, perché comunque per esserci stata due anni ovviamente è una persona a cui tieni. Magari per proteggerlo, fra virgolette, in quel momento, lieviti un ulteriore dispiacere, appunto, come ho detto prima, oltre alla rottura. Mm, secondo me però anche per non passare male. Anche per non passare male. Perché comunque, cioè, alla fine nessuno che fa le corna passa bene. Eh no, quello no. Quindi è un, mm. un po' così. Un po' così, un po' così tare all'uce no professional, abbiamo deciso di essere professional questa stagione. Ci Quindi te dici che la ragazza l'ha fatto anche per non passare male, secondo me sì. Ok, e, mh, poi, boh, questo cambiamento: queste corna che gli hanno aperto così tanto gli occhi. Secondo mm. te è vero o no? Sì, secondo me è vero. Secondo me il sentimento non c'era già non più. C'era già più e se lo imponeva. Vabbè, magari allora gli ha aperto gli occhi in quel senso lì. Ah sì, quello è sicuro, in qualche modo gli ha aperto gli occhi. Sì, i, sì, io intendevo, sicuramente. Sì, intendevo che il sentimento per l'appunto non c'era già più e lei poi si è diciamo, illuminata grazie al tradimento, che quindi possiamo considerare anche come una cosa in parte positiva. Quindi Un bacio, te lo consideri tradimento? Sì. Ok. Sì, fra... Va bene, va bene, ognuno ha i suoi punti di vista. No, no, Ti senti vabbè. il meme, quello in cui tutti si battono <ride> la faccia così? <ride> quello. No, vabbè, dipende, cioè dipende sempre dal bacio secondo me, se è un bacio mm. così tanto per, cioè ovvio che preferirei di no, però se succede ci potrei passare sopra, se invece è un bacio d'amore, quel sentimento con la pioggerellina sotto... E neanche meno. Cioè. E poi con l'arcobaleno che viene fuori, gli uccellini sì, che canta, mi crescono le corna. No, sì. La primavera, primavera. alci, alci, sì, sì. Quindi c'è no. un alce lì sotto. Ci ho messo è apposta <ride> <ride> e, stronza. Allora, dal mio punto di vista, se la metti con non voleva farlo stare male, no. Se per pararsi il culo. Cioè lo fanno tutti, però se lo fai per pararti il culo e basta esclusivamente non per quello, non un po' in o stronza, sei palese per, per salvarsi il culo e salvarsi il culo. Sì. Non è da pentola in faccia, però dai. È un po' stronzetta, però un po' agile, però agile. poteva far di peggio. Sì. Ok. Allora, no, questo ci leggo. Sono una stronza, o oh, lo stronzo non mi ricordo, stronzo, per aver scritto una lettera in cui rendevo palese un tradimento. Questa è bellissima. Vai. Io maschio, 18 anni, a fine pandemia, leggo con un gruppo di ragazzi e iniziamo ad uscire. All'interno del gruppo si creano delle coppie e una in particolare mi colpisce, quella composta da, diremo, nomi fittizi, Trilli e Peter Pan. Trilly e Peter Pan si sono messi insieme a giugno, dopo un mese di frequentazione, ma già per tutta l'estate la loro storia va un po' a brandelli a causa di lui, che inizia a tradirla a ruota. Tra le altre cose, anche con la migliore amica di lei, lasciando Beve. Trilly all'oscuro di tutto. Verso ottobre, io vengo cacciato ingiustamente dal gruppo e mi decido di vendicarmi scrivendo delle lettere in cui raccontavo ad ogni persona quello che le altre del gruppo avevano detto di lei o fatto nei suoi confronti. Inutile dire che nella lettera di Trilli ho scritto tutto quello che Peter Pan mi aveva fatto le aveva fatto, no, meglio Peter Pan sì, aveva fatto durante l'estate e che lui precedentemente mi aveva appunto raccontato. Dopo una riunione di tutto il gruppo e una serie infinita di negazioni, i due si sono lasciati. E adesso Trilli è la, migli la mia migliore amica. Sono io lo stronzo? Sì, amo, che hai mangiato pane e frustrazione. <ride> cioè, stiamo scherzando, ma quanti anni c'ha? 18. 18. dai, grevissimo, no. Ti hanno cacciato, giustamente o non ingiustamente. Sti No. Sti cavoli! Brava, la professionalità prima di tutto. No. Sei stronzo, ma che, cioè, <ride> ma che fai? Piano, 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 non ce l'hai davanti. Immagina che te silenzia, litiga <ride> e ti fai di tutti i cazzi. Mia boia, e io i tuoi <ride> a parte? Dovrei stila a prendere una lista e fallo, ma immagina, cioè va bene tutto, ma poi nella lettera a me ha steso sta cosa cioè se mi ha riordato no. e coso lì 13 13 years si chiama le cassette cioè questo si è messo lì ma poi ti immagini ma lui fa lui cose. io mi immagino lui con questo cappuccio nero sotto oh, la pioggia no. che va a imbucare quanto le lette quanto ci ha speso quanto ci poi di di comunque, franco, franco bolli se cazzate quel cosa, sono tutto per, per un po' di vendetta puoi mettere una camomilla vai in terapia no ma vai che in vai in terapia ragazzi la terapia è importante Abbiamo un commento, però lui è un uomo De, de merda su via Solamente quando tutto era perduto Spugna esatto, fuori l'osso Esatto, o sì. fai subito quello Che come si dice, Vuoi farlo onesto Bastardo, perché comunque sì. Tutti sì, abbiamo sì, i sì. nostri segreti Con gli amici Ma poi no, sì, dai no. no. Ora Trillia è la mia migliore amica Magari le piace pure cioè, Te lo immagini? Sicuro, amore cioè. Non ci avevo pensato Amore, già lo sai <ride> Palese, no, no, un pezzo di Se per me sei stronzo, ma pure anche tanto. Cioè... E eh, lui è pentola in faccia, Oia, eh, tutta la batteria di pentola in faccia <ride> in acciaio Inox esattamente. Passiamo sì, 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 sì. alla prossima perché uno ho proprio fatto: <ride> no, la professionalità. Allora, sono io lo stronzo per non riuscire ad essere fedele, allora. <ride> maschio di 24 anni sto con la mia ragazza di 22 da qualche mese ma mi sono reso conto che non riesco ad esserle fedele me ne sono innamorato però ho una profonda stima nei suoi confronti e mi sento emotivamente molto connesso a lei ma non riesco ad essere fedele egoisticamente non voglio dirle nulla poiché so che chiuderebbe la nostra relazione so che eticamente è eticamente sbagliato ma non riesco a smettere, non mi interessano altre connessioni emotive ma solo il brivido di altre donne sono io lo stronzo quello che è certo è che non sei monogamo, figlio mio, Cioè, questo proprio è palese. Magari prova una relazione aperta. Sì. sì, Anche se comunque non penso all'altra persona. Eh beh, no, no, anche perché di base... Cioè, la trovi... cosa una cosa e la relazione aperta è un'altra. No, assolutamente. Sto. Magari se prova a dirglielo la sor lo sorprende e... e le dice anche lei di sì. Comunque, non riesco bene a capire questa cosa che è innamorato, ma non riesce a essere fedele. Secondo me è pazzo. No, vabbè. È è in una fase maniacale. Magari, lo sai. non lo volevo dire. <ride> Magari è in una fase maniacale: assolutamente. Ormai qui siamo esperti di fasi maniacali. Sì. E. beh, Probabile. Non Però... Mi ha fatto ridere il, ma solo il brivido di altre donne. Sì. Sì, quello mi ha steso. Breve, Ma poi il fatto del, infatti, ci ho messo il cuoricino che luccica okay. perché è il brivido, quello. Quello è il brivido Quello è il brivido di altre donne, okay. e, allora analizziamo la situazione. Analizza, lui dai, per è tutto innamorato, perché comunque mi sembra particolarmente scritto anche lui, sono molto preso, ok. Però cuoricino che luccica, mi ho raggiunta, grazie. E, però, comunque sia, lui. Non gliene frega niente, c'è cioè del contatto emotivo con gli altri, ma solamente della, chiamiamola, della scappatella. Mm. Però aggiungendo quel, ma solo il brivido di altre donne, sì. secondo me è proprio, cioè gli piace proprio che sia clandestina la cosa. Ah, te dici che è proprio il fatto che sia clandestino che a lui le fa tutto brrrr. Comunque è pieno eh, di persone così, guarda tutti i siti di incontro per persone sposate che esistono. E che sono usati e frequentati. Io, nella mia semplicità genuina, non sapevo dell'esistenza no. dei siti di incontri per gente sposata. Io, io sono venuta a scoprirli perché i genitori di una mia amica hanno divorziato per questo. E... Non ci credo. E io mi ricordo che, comunque, racconti di questa ragazza, il padre era super amorevole con la moglie, li portava i fiori. Dove mi consigli di tatuare il cuoricino con Luccichino? Ammettiamo che sei iscritta pure te. Grazie. Che onori. Ah, no. ah, io devo ammettere che sono iscritta, no? Non sono ancora sposata, quindi non ho bisogno. No, ma nemmeno dopo, guarda. Dove mi facciamo tatuare dopo. il cuoricino? No, allora io volevo essere professionale, quindi non lo posso dire. Quindi devo trovare un altro posto. Direi. Sul cuore. Sul cuore, che carino, per il brivido. No, per Il brivido, se no sul fianco. No, ah, anche lì Dipende, sei, lì. sei uomo o, o donna? Sgarabunzi. <ride> Secondo me è uomo. Uomo, sì, sì, fianco, sì. Fianco, fianco. Se è donna, se no sarebbe carino anche in mezzo, <ride> in mezzo alle poppe. Tipo il tatuaggio di Polina, quella lì, come si chiama, Malino Scaia, una roba del genere. Non so chi e sia. Si è tatuata ancora in, in mezzo alle tette con le iniziali dei genitori. Carino. <ride> il posto giusto per farti il tatuaggio per i genitori, secondo me è quello. In mezzo al cuore. In mezzo cioè, al cuore. Se sì. davanti, sopra. E secondo me, sì, sul fianco mi piace molto. Sì, fianco? Sì, 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 sì. fianco, fianco. Scusa, anche tipo qui, cos'è? Avambraccio? ah sì. sì. Vai, vai a posto. Vogliamo la sì. foto. Con la foto. sono tutto ciò che vuoi. Non... Facciamo foto? <ride> Oddio e, e Basta che la cerchi su Instagram. Tanto è sempre a te all'aria, la trovi, perfetto. È <ride> venuta anche a Livorno. Sai? Davvero? Buona fia assurda. a Fa piacere, la professionalità. La professionalità <ride> dobbiamo fare banner <ride> banner. Sì, pentola in faccia banner. sotto la professionalità. Comunque trolling a parte, non paccare Ah, ho capito chi è, ho capito chi è. Ah! Non è. Sì. Bello, ciao Dani. Bash. Esperienze stronze all'università. Ok, spiegaci quest'altro tema che abbiamo scelto. Allora, quest'altro tema che abbiamo scelto l'abbiamo scelto da una lista che in realtà abbiamo stilato prima della prima puntata per buttare giù delle idee. E di base, come dice il titolo, sono esperienze stronze che sono successe alle persone, cioè, o meglio, stronze o meno, decideremo noi, che sono successe per l'appunto in ambito universitario, generale. Di qualsiasi cosa vi possa venire in mente, fuori sede, in classe, eccetera, ambito universitario. E okay, partiamo subito a bomba con la prima. Questa era una delle mie lunghe che vi dicevo prima. Mi okay. serve il PowerPoint perché quello io non. No. L'oculista ha detto no. Si è rigirata nella tomba. Oddio, allora io, maschio, 25 anni ho lasciato eh, da quando ho fatto la rinuncia agli studi. Beh, sì, che l'hai lasciata da quando hai fatto la rinuncia agli studi mi sembra abbastanza palese. Comunque, da quando ho fatto la rinuncia agli studi, ho pensato a lungo quanto mi sia vissuto male l'università. Intanto mi ci sono voluti mesi per pensare a cosa fare dopo il diploma, ma alla fine scelse economia. Che era quello che da sempre mi aveva interessato. Il primo giorno di università. Il primo giorno di università. Non me lo puoi dire così. <ride> Tornai a casa e piansi. Erano anni che non piangevo perché fu traumatizzante. Fu traumatizzante. Arrivai in aula e c'erano solo 400 persone completamente sconosciute per me. L'ambiente era molto brutto. Nel senso che per me conoscere qualcuno è stato impossibile, ognuno stava per i fatti suoi, tranne alcuni gruppetti già formati, ex Se compagni di scuola probabilmente. Ti posso consigliare una tecnica? Hai un evidenziatore e hai un cazzo di astuccio solo di evidenziatori. <ride> Questa Devo. è stata la mia tecnica e eccoci qui, quindi è funzionalissima. Sì. E, e al massimo si scambiavano in quattro parole, ma la cosa finiva lì. Anche i professori mi fecero sentir male perché parlavano solo di studio e ovviamente se ne sbattevano di conoscere il tuo volto. Li avresti visti da vicino solo il giorno dell'esame. Per ultimo, la cosa che mi fece salire la depressione e la frustrazione al massimo è l'enorme quantità di studio e doversi organizzare per fatti propri con gli esami. Studiare tot pagine al giorno, dedicare tot giorni a ripetere, scegliere in che ordine svolgere gli esami, che sessioni fare. E, insomma, per me, per una parte. Per me è una parola, il manicomio. Così mollai. Per me è stata l'esperienza che ha fatto nascere la depressione, che è poi è sfociata in fobia sociale, da qualche anno. Anche per il fatto che mh, su Instagram eh, vedo sempre qualcuno con la corona di prezzemolo. <ride> lo so che a loro, ma un mio amico che odiava lo studio lo chiamava così. Mi passa tutta la vita davanti, tutti i momenti in cui, a causa dell'università, sono stato davvero male. Sono io lo stronzo, infatti il sì. titolo era Sono io lo stronzo per aver mollato l'università a causa di quello che effettivamente è. No, cioè sì, sai te lo stronzo perché cioè, hai preso l'università come il liceo barra superiore. No, In tutto quello che ha descritto lui di sbagliato per me è il positivo sì, dell'università. Sì, 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 è il motivo per cui effettivamente l'ho scelta perché volevo farci un ragionamento sopra su questa cosa. Cioè effettivamente lui ha descritto perfettamente... La nostra, ci pensi, proprio alla nostra vita universitaria, quando ha detto dividere le pagine, la quantità di giorni per ripetere. Ci fa più foto del, del programmino <ride> che ci siamo fatte per studiare tra di noi che, che le nostre. È vero, è vero. Ma, eh, sì, sì. Cioè, magari poteva provare con un'altra cosa. Comunque, l'economia è particolare, un po' da chi c'ha più piccolo e la sì, È vero, la professionalità è da è persone, come si può dire in altra maniera? Che renda alla stessa, allo stesso modo accenti. Sì, e anche un po' stempiate. <ride> Ciao, se ci stai guardando. Salute. Andiamo a eh. fare un trapianto. Eh? un trapianto. Eh, e... E... e niente, a parte ciò, come possiamo dire? E poi, comunque, non sei felice di questa scelta. Però secondo me... Sì, ho presa però, male poi, cioè, oltretutto. capito? Non sono... Ma Cristo Santo ma farsi venire la depressione e roba... e mamma... Mm, no, sì, la professionalità! <ride> Questa era bellissima, vero? ma Sì, Mikey. <ride> Mikey <ride> Gasp. Cioè. E no, comunque... Ha <ride> sbagliato tutto Ha <nel>, cioè, <ride> sbagliato tutto. Come direbbe Francesca è tutto sbagliato <ride> qui. Tutto sbagliato perché... Che ti aspetti? Il bello dell'università è proprio questo, che ti fai gli affari tuoi, fai come ti pare. Eh? Sì, sei autonomo comunque. Sì, e anche, può essere anche una cosa negativa perché poi magari fai un po' troppo come ti pare a te. Però oddio, questo è il bello. Cioè, fai, sì. ti organizzi tutto e poi e ti impari poi, a autogestire. So cioè, non fare amicizia. Cioè, già semplicemente il fatto di andare a cercare appunti per dire, amo, io e te siamo io e te da tre anni. eh. Sì, però nel mezzo sono passate diverse persone e che non sopportiamo nessuno. Anche questo, se c'è una persona che non ci fa studiare quel quarto d'ora che ci serve di più, via. Hai eh, ragione. Cioè, Siamo un po' particolari. Magari era particolarmente particolare anche lui. Oh, sì, lui. Beh, Comunque non ci credo. Quanto ci sarà andato? 20 giorni? Perché comunque... Se la prende così male, secondo me un annetto l'ha fatto tutto. Anche perché ha parlato di sessione, studio per gli esami, quindi secondo me almeno una sessione lui l'ha fatta. Quindi dice almeno un semestre. Fai, se, fai un semestre secondo me l'ha fatto tutto. Dobbiamo considerare mm. una cosa molto importante, mm. l'aspetto esteriore di questo ragazzo. Eccoci, ora si va sul cattivo, se sì, qui si diventa stronze noi, <ride> vai sentiamo questa teoria. Amo, eh, la verità, le persone mm, che non sono particolarmente gradevoli all'occhio mm. non ci vanno a parlare dove se lava? cioè in sostanza è no, no, particolarmente gradevole agli occhi, poi ovviamente magari puzzava anche. Eh, con... cioè, io avevo pensato più noi, al puzzo. Sappiamo noi, certe persone che bisogno di un'azione congiunta, sistola più spray, avrebbero bisogno, oppure direttamente di dare i fuoco, perché di... La professionalità! No, amo, puzzano, non ce la faccio. Eh un po' impestate le stanze eh. bene incasciare anche Vesta ovviamente e... sì beh. ma riusciamo a farli in commentino e ma magari neanche puzzava non ti si avvicinava nessuno cose così chi pulisce più di Santa Clara di sicuro non lui no quindi no, in beh. sostanza uh, è stronzo e puzza <ride> è brutto e poi si lamenta <ride> e prende in giro la corona di prezzemolo ciccio viene a fare anche te scienze dei merendini e prenditela Scienze dei merentini, e altro poi, che economia. Eh, anche, anche perché poi passare a. No, <ride> no, non posso essere così specifica. No, che perché... poi queste vanno su YouTube, eh? E magari non arrivassi. Perfetto. E, tanto appena lo vedo la prima se li lio, quindi non, cioè proprio io, quindi. Non la toccherò piano, mi tirerò, non lo so, qualcosa di forte addosso. Amore, tanto lo so che mi senti. Organizza un'uscita, grazie. Grazie anche perché devo farmi raccontare diverse cose da, come si può dire, il compagno di vita di questa persona. Fa yeah. <ride> le flessioni. Yeah. Oh, no, no, <ride> Passiamo alla prossima. Andiamo avanti, andiamo avanti. Mm, allora, questa, questa è Grevesion, no, è quella dopo. Sono io lo stronzo perché sto continuando a studiare. Allora, 35 anni. Non muove il culo, anche secondo me. In questi anni, <ride> no. dopo la prima laurea, non sono mai riuscita a trovare un lavoro che mi piacesse, perciò ho deciso di continuare a studiare dato che vengo da una famiglia facoltosa sono riuscito a prendere tre lauree Minchia. il problema sta nel fatto che i miei amici mi prendono in giro e dicono che non diventerò mai un uomo vero se continuo solo a studiare e a non lavorare una sera stanco di queste battute sempre più pesanti ho dato una brutta risposta non è colpa mia se non mi piace accontentarmi del primo lavoro che capita e della prima sciacquetta che mi guarda è scoppiato il putiferio ma io non mi sento in colpa probabilmente perderò la mia comitiva di amici sono io lo stronzo no 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 dai No, era no. pieno come un uovo perché comunque. Sì, però ho capito, viene da una famiglia facoltosa. Eh. Sì, ma i tuoi 30... amici te ne freghi? Se... Sì, no, dei miei amici fregatene tranquillamente, però è da 35 anni. No, dicevo mm, cioè qualcosina. loro essendo come amici, se ne sare... essendo amici suoi, se ne sarebbero dovuti fregare il fatto che veniva da una famiglia facoltosa. Non c'è bisogno di offenderlo perché non lavora, sì, però. Cioè, ora non voglio farla la Livornese operaia. Intanto, i Livornesi non Sinistra. lavorano finché te. No, però a lavorare e a Riscote, tutti. Oddio, l'ho sentito che rumore strano ha fatto il microfono? No. Okay, ma non lo sento solo io, meglio così. Diceci nei commenti se voi l'avete sentito. Tipo, sai quello di gabinetti nella villa non funzionano? c'era presente quel TikTok? Che no. Te lo faccio vedere dopo. Perfetto. <ride> <ride> ti ripeto una cosa incredibile. E insomma ha fatto quel rumore strano metallico. Nice. E dicevo. a Mike la sento il rumore. Eh, ok. Visto. Ma mh, lo sento ogni tanto a seconda di come giro. Eh, ma sarà la sedia? Dici. E se lo muovi il culo? Sempre. Se mi vedi, <ride> se ti guardi le live, sto così. <ride> sì, ok, ora A differenza di qualcuno. Basta. Andiamo avanti. Secondo me, comunque, un qualcosina lo devi fare. Cioè, ma anche come pensi, di come pensi di trovare il lavoro che ti piace davvero, che ti accontenti e bla bla bla, senza mai aver fatto nulla. Cioè, comunque quando vai da andatore di lavoro, te poi avresti anche tutte le qualifiche del mondo, 37 lauree diverse. Però se c'è solo quello nel curriculum è poco lontano, dici te? Eh, comunque nel mondo del lavoro ci ci devi affacciare prima o poi, eh. quello sicuro. Cioè, non, non puoi pensare che la prima esperienza è il lavoro definitivo, secondo me. Soprattutto per i tempi in cui siamo. Ah, no, quello sicuro. Che, cioè... Mm... un po'... Sì. Più che altro poi non ho capito perché metterci di mezzo la sciacquetta che mi guarda. Probabilmente anche lei lo offendeva, gli facesse battutine pesanti. Però, cioè, fatti l'affari tua. No, secondo me è là perché loro si sono, tipo... Fidanzati con persone poco di buono e quindi ci ha, ci ha messo di mezzo il loro fidanzato perché la prima che l'ha fatto du due fila, si sono messi con lei, infatti lui parla di non accontentarsi. Infatti secondo me lui non ci ha capito un cazzo. Perfetto. Perché una famiglia facoltosa. Comunque per permette a, a una persona di arrivare fino a 35 anni senza mai lavorare... È roba, eh. Facoltà e facoltà, no? Cioè sì, facoltosi sì, sì. sono facoltosi e metti un po' di case in affitto, vivi con quelle, vivi di rendita, vai a viaggiare. Questo l'ho sentito anche io. Penso fosse fuori però, e viaggia, viaggia a stecca. Allora li, li lascio, sì. È il mio microfono. Sì, basta un po' di volume. Se alluno, sì. Prova. Va un po' mm, meglio. Un po' meglio, sì. Ehm, mettiti le, le case in testa vai, vivi di rendita degli affitti, viaggia, poi mm. cosa ti pare, eh. altro che studiare. Però cioè. magari delle entrate dici, te, cioè, sì, sì. delle entratine sì. Sai sì, come stavi di lusso? Così si fa io. Vuoi c'è anche te. Mm, un po' stronzo sì, dai, boh, cazzo. Mm, cavolo, <ride> in stagione, sì, in questa stagione, in questa puntata, tanti stronzi. Sì, anche nella scorsa però. No, nella scorsa no. Io mi ricordavo di sì. No, no, verso la fine. Però all'inizio ne praticamente nessuno, vai amo. Powerpoint. Sì, sì, non ci leggo veramente niente. Prego. Si è rigirata la somma un'altra volta. Sono io la stronza per aver copiato ad un esame in malo modo. Questa è, be questa è bellissima. Questa l'ho amata. Io femmina 25 anni studio mesi e mesi per il mio ultimo esame universitario. Finalmente vedevo la fine del mio percorso e tutte le mie ansie svanire con quest'ultimo voto e per questo non vedevo l'ora di finirlo, di darlo. Finalmente arriva la mattina dell'esame, mi reco in università, svolgo l'esame scritto che era su un foglio fronte retro in cui dovevi rispondere direttamente sul foglio. Facendo la parte di esami sul retro, mi accorgo che era su un argomento che, uh, aspettate perché io devo, devo scorrere, non avevo studiato, mi prende il panico, non so più cosa fare, non potevo rimandarlo, era il mio ultimo esame, avrei rischiato di bocciare, di bocciare la laurea, volevo di posticipare e con solo quello che avevo scritto la bocciatura era assicurata. Finché ad un certo punto un lampo di genio. Mi ricordo che la compagna di corso accanto a me era partita proprio dal retro del foglio per il completamento dell'esame, dovevo copiare. Purtroppo dal mio posto non vedevo quello che aveva scritto, quindi dovevo per forza sottrarle il foglio. Ma come? Vedo una penna in bilico sul banco e per distrarla di nascosto la faccio cadere. Quella fortunatamente rotola per qualche scalino sotto di noi, Laura era tipo di quelle aggradinate in salita eh, e lei si deve alzare per raccoglierla. In quel momento le sottraggo il foglio e inizio a copiare. Quando torno al suo posto lo nascondo sotto il mio e faccio finta di nulla. Lei inizia a cercare disperatamente il suo compito ma non lo trova da nessuna parte. Avverte il professore e parte un trambusto generale per la ricerca di questo foglio. Io, approfittando di quel momento di distrazione, sotto la mia... Gen generale copio tutto il retro del foglio copiando qualche parola e una volta finito faccio finta di, di raccattarlo proprio Livornese oddio sono scorsa troppo vabbè lo fa finta di raccattarlo sotto la sedia e gli fa eccolo qua e praticamente cosa succede però che mancava dieci minuti e la compagna non riesce a finire il compito Bastard. però lei sì e oltretutto passa l'esame e anche non ha scritto che voto ma con un bel voto e', e stato scritto, mi ha dispiaciuto in effetti, ma avevo bisogno di quel, di quel voto finale. L'esame l'ho passato appunto e con un ottimo voto. Sono io la stronza? Allora... Cioè, questa me, è proprio no, questione di me. sopravvivenza. Sì, perché appunto c'è una questione di sopravvivenza, cioè, immagino se succede una roba del genere e il rischio di dover rimandare alla laurea con tutto quello che ne consegue. Mm, assurdo. Lo capisco, però ti dico che secondo me lo stronzo è il professore. C'è stato questo problema. Sì. Allunga il tempo di 10 minuti. Sì, siamo d'accordo. Abbiamo uno dispiace... stronzo parallelo qui. Sì. Eh? Nuovo banner, stronzo <ride> parallelo. cioè Mi dispiace per la tipa, quell'altra, però sono cose che succedono. Poi, personalmente, io non andrei mai a copiare da altre persone. Perché se voglio sbagliare, sbaglio con le mani mie e tiro fuori il telefono o quel che è, libro, dispensa e ci provo. Mm. Copiare da un'altra persona è un po' rischioso, eh. Sì, però magari cioè, lei si è presa. Dal... Cioè, ti immagini il panico che ti può venire che te giri il foglio e il 50% del tuo ultimo esame, te non l'hai studiato. Pensa invece che c'è chi non si rende conto che dietro c'è roba da fare <ride> e doveva per forza prendere un bel vuoto per non <ride> essere rimandata. ti vedi è successa chimica. Una volta studiato, perfetto. È data così. Bella. E, quindi non è stronza lei, ma è stato stronzo professore, Sì, professore stronzo, stronzo parallelo. Perfetto. Lei aveva era necessità quando sei in uno stato di necessità, tutto è lecito, più o meno più o meno, vero? Confermi questa cosa. Che in stato di necessità tutto è lecito più o meno, più sì o più no? 50-50. No, 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 ti devi sbilanciare. Vabbè, allora sì, avremo anche la prove di questa cosa. Non avremo la prove di niente. Sì, sì, sì su YouTube, <ride> che, minuto è, che minuto è? 37.06. Me segno: più e o meno. meno, più o meno, più sì, però ha detto ok. Que questa è bellina, questa mi ha fatto ride Allora, dov'è? Sono io la stronza per averci provato con il mio prof, femmina di 21 anni. Ho seguito un corso con un professore veramente affascinante, non dal lato estetico, estetico, ma da quello mentale. Il mio impegno durante il corso è stato notato. Allora ho deciso di fare il primo passo offrendo un caffè al prof per chiedere alcuni chiarimenti. Fatto sta che abbiamo parlato di tutto tranne che del corso. Così ho deciso di invitarlo a cena. A mia sorpresa ha accettato. Così ho deciso di buttarmi e provarci davvero, ma lì ho ricevuto un rifiuto durissimo che non riesco a comprendere dato che non è sposato e ha accettato i miei inviti. Il problema è nato quando ho raccontato queste cose a una mia collega. In me che non si dica, tutto il campus sapeva questo gossip. Ora il rettore vuole licenziare il professore perché è convinto che abbia cercato di manipolarmi. Io ho paura a dire la verità perché sono sicura che mi espellerebbe, Sono io la stronza. Eppure bastarda. <ride> sì. Allora, innanzitutto lui ci si sta giocando la carriera, quindi te dovresti andare lì a dire la verità. Magari non succede niente a nessuno dei due e dici: Scusi, direttore, sono un po' poco di buono. Ci cioè, ho provato questo professore e. È andata così, fratellino. Ma no, vabbè, perché dovremmo dire che uno è poco di buono se ci prova con un professore? No. Un, po in... un comportamento un po' inusuale. No, in realtà... È inusuale. No, no, inusuale no, direi che c'è, cioè, almeno puoi aspettare di l'allog, l'esame, il corso, quello che è. Sì. Ok? Dai, Questo è un buon compromesso. Qui però apporto. non c'è necessità, eh. <ride> vabbè, se è presa dall'ormone, però non capisco, perché vabbè, lato mentale, gli ha preso la testa proprio, non è Sì, 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 gli è proprio, gli è piaciuto, perché poi l'ha anche detto, cioè abbiamo parlato... Comunque è stato lì il momento in cui poi lei ha deciso di invitarlo a cena, quindi magari era presa più dal punto di vista mentale, ecco. Poi, comunque, magari il professore ci si stava trovando anche bene: voleva magari un'amicizia. Una Questo conoscenza. è un po' inusuale. <ride> sì, è un po' inusuale, però magari cioè voleva fosse una cosa molto platonica, molto tranquilla, mm. e lei però sgravato. Altro, secondo me la stronza, anche qui c'è la stronza parallela, cioè la collega, la collega. La collega che l'ha detto a tutti, Assolutamente magari non sì. l'ha detto a tutti, però te l'ha detto: tipo a una come me, e ne, lo sanno tutti. Ma è sincera, una come me <ride> vabbè. No, dai, e... Fa una roba del genere, se non la andresti a dire a tutto il campus, ai tuoi amici più stretti, come su Instagram. metti una storia su Instagram e gli amici più stretti. Io no, non amici stretti. Su Instagram io non ce l'ho. Ma mai hai visto pubblicare qualcosa sugli amici stretti in tre anni? No, sono... Non ce l'ho no. perché le cose stupide che devo pubblicare su Instagram... Le vedono visto, tutti. Le vedono... No, che le vedono tutti, ma quelle proprio grevi grevi ce l'ho le persone a cui mandarle. E ce l'ho su WhatsApp. Onesto. Ne sai qualcosa dei sì, miei 450 so messaggi al giorno? No, ma poi i, per, i tuoi per te sono assurdi. Cioè i tuoi per te sono qualcosa... Pensare so. a una puntata speciale... No, a parte non so se si possa fare una puntata speciale sui miei per te... Beh, se ne scegli alcuni agli scarichi, sì. Secondo me. No, ma dico tipo per problemi di copyright. Eh, queste cazzate qui. Vabbè, tagli la parte finale in cui si vede che è TikTok e eh, il nome. No, per le canzoni. Ah, No, ma noi si possono. Allora, su Instagram si possono mettere le canzoni, sicuro. Bisognerebbe chiedere ai bimbi se si possono. Mister Kala? Se si possono, insomma, capito. Mister Kala fantasma di questa, di questa puntata. Quindi, no, dici che non è stronza. No. Ma poi la se mi... stronza, sì. no, la tipo è stronza o no, ma tipo protagonista. La tipa Pensaci protagonista. bene perché dipende la tua carriera qui dentro Radio Eco. Addirittura puoi... da un po' di drama. E... Si è fatta un po' prendere dall'ormone, però non è stata stronza, no? No, se mi metto l'ho detto, la stronza è stata quella del campus. Sì, e secondo me poi il professore si è tipo risvegliato all'ultimo. Dici? Secondo me C'è sì. avuto tipo un risveglio magari, di morale e ha detto no? Sì, magari poi durante la scena tipo lei li sallisciava a gatta e gli ha detto no, <ride> non posso fare. Li a gatta. Signori, questa mi è piaciuta. Professionalità. Professionalità. Eh, vabbè. Quello è altro, la professionalità è un altro discorso, è quello che abbiamo in comune probabilmente io e questo professore. <ride> e, no, dai, no, no non è stronza, stronza la collega. Sì sì, bastarda, sì, sì, sì. No, dai, no, bastarda, no. anche a noi ci piace così pare. Pss, 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 pss. Sì, ma non a questa maniera, fra... Dai, su. abbiamo mai rovinato qualcuno? No, pensando... non esiste, no, mai fatto. Io quasi. A parte prima. Però a parte prima, eh, no. Vabbè, non si ha fatto nomine e nulla. Io sì, tu te, te, te lo ricordi? Prima estate insieme quando parlai troppo, sì. Ma me lo devi ricordare dopo perché ho l'immagine della cosa successa, ma non il contesto. Perché te non, non eri, al, non eri insomma a livello. <ride> tu te lo racconta a ti dico, no? <ride> te lo raccontai a posteriori sì. tranquilla, pensando di non aver fatto niente di male, sì. invece avevo fatto di male. Vabbè, bellissimo. Tutto questo Saddida. Saddida, Saddida e... e quando è la prossima diretta? Tra due settimane, tra due settimane, Quindi sì. è mercoledì all'1, perché è festa, quella dopo l'8. L'8 mercoledì, 8 abbiamo la prossima diretta. Ricordiamo di seguire Radio Eco su tutti i nostri canali Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, sito web radio no, <ride> radioeco.it. Trattino trattino eco. E ci vediamo alla prossima puntata di Storie dagli stronzi. Possibilmente con un ospite. Cercheremo sì, di portare sì, un ospite. Sì, sì, porteremo un ospite. Ci proviamo. Adios. 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 Alla prossima, amigos.